Ecco, sotto il segno di rock ritorna un sodalizio ormai diventato storico per la nostra mostra, che è quello con il Consolato Generale degli Stati Uniti per il Sud Italia. È il settimo anno consecutivo che siamo partner ufficiale della missione diplomatica statunitense in Italia e in particolare del Sud Italia, e questo è un altro appuntamento che rientra nella grande esplorazione che abbiamo fatto nel corso degli anni sulle musiche di integrazione. Siamo partiti nel 2010 diventando partner ufficiale della missione diplomatica statunitense con Black History Month, il mese della cultura afroamericana, e abbiamo proseguito fino all'anno scorso, quando è nato questo nuovo progetto che è la Music of Integration, una dimostrazione del fatto che tutte le musiche, non solo il rock ma prevalentemente il rock, il jazz, il blues, sono musiche nate dall'integrazione, quando i popoli iniziano a dialogare tra di loro, quando iniziano a lanciare questi segnali di dialogo, lì nasce la grande musica. Lo dimostra la nostra città, Napoli, che è un crocevia di tantissime musiche del mondo. Lo dimostreremo noi stasera insieme a Enough Freedom, che è una costola del progetto Rete Comar, un laboratorio per migranti che è diventato poi una formazione guidata da Vittorio Nicoletti Altimari, e poi avremo con noi Sean Baxter, che è l'ufficio Public Affairs del Consolato Americano, e la console generale degli Stati Uniti, Mary Ellen Countryman, e lui è Carmine. Michelangelo Iossa. Michelangelo parlava appunto di musica come integrazione, integrazione come musica. Napoli in qualche modo è molto stelle strisce, come gli stessi sono molto Napoli, sono dei luoghi stratificati, dei luoghi che hanno fatto dell'accoglienza e dell'integrazione, fucine di arte. Pensate solamente a come il jazz, che è lo stile musicale nato in America a cavallo dal 1800 e 1900, sia alla fine figlio e frutto di una commissione di popoli. Le bande ebraiche che suonavano e arrivavano i migranti, i creoli francesi, e gli italiani. Pensate che fino a 1920-1930 ben 40 milioni di europei emigrarono negli Stati Uniti. Ecco, il jazz nasce così, ma in qualche modo anche l'hip hop negli anni 70 è il figlio della cultura afroamericana, e come noi di rimando a Napoli siamo molto sulle strisce, abbiamo avuto il rhythm and blues e lo swing carlosoniano, certo, diretto alla nostra maniera. Ecco, musica come integrazione, dal punto dell'incontro l'integrazione è la linfa vitale principale delle arti in generale. Allora, Ocean nasce dall'incontro che ho fatto con questo signore, Nyong'e Nyang, che è venuto a bussare alla porta della mia scuola nel 2013 e mi ha detto: maestro, io vorrei fare una canzone. E così abbiamo iniziato a lavorare insieme su questa prima canzone, e adesso dopo 3 anni abbiamo pubblicato un album di 10 canzoni. Insieme a Nyong ho incontrato tanti ragazzi rifugiati in richiesta di asilo politico, tante storie umane, storie che coinvolgono un poco tutti. E come spesso dico, la mia prima reazione non è stata pensare, ma è stata una reazione di cuore. Questo è un problema che per prima cosa va affrontato con la solidarietà. Si cerca di capire che cosa serve, cosa hai di fronte, noi chi siamo, in che modo possiamo aiutare queste persone. Sicuramente la musica è un territorio facilitato per fare integrazione, perché la musica unisce tutti. Oggi, mentre venivamo in macchina con Diogo, mi diceva: maestro, guarda, ma io, se penso che tutti quanti amano la musica, come possiamo non essere integrati? Perché la musica è un patrimonio, quei patrimoni che appartengono all'umanità. Poi Enough Freedom continua, questo è soltanto il primo passo, perché abbiamo intenzione di mettere su proprio una band multietnica che possa girare per il mondo, una start-up in cui i ragazzi possano tirar fuori proprio i loro sentimenti, quello che hanno, e farne anche un lavoro, perché ci sono tanti ragazzi che sanno, per esempio, potrebbero insegnare musica, potrebbero registrare, fare delle basi, delle ragazze molto in gamba africane che potrebbero fare le pubbliche relazioni. Insomma, sto cercando, insieme ai ragazzi della Rete Comar, che è l'associazione che presiedo da qualche anno, di mettere su proprio una start-up gestita principalmente dai ragazzi rifugiati. Oggi è un disco molto bello, racconta tante storie di questo viaggio lungo che i ragazzi hanno fatto per arrivare qua, ma che ciascuno di noi in fondo ha nel cuore: un lungo viaggio, una casa lontana. E quindi io mi auguro che voi lo ascoltiate, cioè, al di là dell'acquistarlo, che quello si sa che ormai
è un gadget, insomma, il CD. Per sostenere il progetto vi ringrazio tanto se volete prendere il CD. Però ascoltateci su YouTube, su Spotify, su tutte le piattaforme, perché secondo me è una voce che merita di essere ascoltata. Grazie. Iniziamo con un po' di musica, tanto per scaldare l'ambiente, e sono veramente orgoglioso e lieto di presentarvi un brano dell'album Boscia che si chiama I Am a Shadow. Oh,
Noi siamo qui al PAN, nell'albero del PAN, e vi ringraziamo perché siete numerosi e siamo qui per celebrare una liaison molto bella che è nata dalla mostra rock, che è questa creatura strana che è nata nel 2010 ad opera mia, di Michelangelo Ossi e di Carmine Mone, e il PAN è diventato un po' la nostra culla, il nostro terreno di lezione. Una mostra che forse molti di voi sanno, nata nel 2010 e che ha avuto come partner d'eccezione sin dal primo momento la missione diplomatica statunitense in Italia, in particolare il Consolato Generale degli Stati Uniti per il Sud Italia. Quindi ringraziamo Sean Baxter, Mr. Sean Baxter, che è responsabile dell'ufficio Public Affairs, e grazie a lui che siamo qui, grazie al Consolato Americano che abbiamo potuto costruire questo nuovo appuntamento. Mi risento, allora. Questo appuntamento di oggi si intitola Music of Integration ed è il secondo anno consecutivo che nasce questa iniziativa. Siamo partiti nel 2010 e forse appunto Sean non c'era perché abbiamo nel frattempo attraversato tre differenti esperienze diplomatiche con tre differenti consoli generali e tre differenti responsabili di ufficio Public Affairs, però nel 2010 è nata questa nostra avventura, un ponte di dialogo strettissimo con il Consolato Generale degli Stati Uniti e in particolare con il Black History Month, che è il mese della cultura afroamericana. Viene celebrato ogni mese di febbraio, però ha delle code sia sul fine di gennaio che agli inizi di marzo. Siamo proprio in corsa in questo Black History Month con un progetto che si chiama Music of Integration, che è nato l'anno scorso, quindi insieme a questa nostra collaborazione poi l'anno scorso in particolare è partito questo progetto Music of Integration. Abbiamo voluto dimostrare, se mai ce ne fosse bisogno, che la musica è figlia dell'integrazione, è figlia del dialogo tra i popoli, e questo lo dimostra anche il lavoro che fanno loro come Ufficio Public Affairs, perché l'Ufficio Public Affairs è un po' una sorta di console per la cultura, così è la dicitura ufficiale, una figura istituzionale centrale nella cultura e nel dialogo tra le popolazioni. In particolare il mese scorso, febbraio, si è celebrato il mese della cultura afroamericana, Black History Month. Ci stiamo avvicinando ad aprile, questo ce lo ricorderà Sean Baxter, che è il mese della Jazz Appreciation, quindi della cultura jazz, che è una cultura della mescolanza, dell'incontro, tipicamente è la musica quasi che per eccellenza è il punto di incontro tra le culture. Però oggi noi siamo qui per ricordare e celebrare tutto questo, lo abbiamo fatto l'anno scorso, lo faremo quest'anno, lo faremo in due appuntamenti, quello di oggi e un altro che si terrà il 16 marzo, tra un pochino ve lo illustreremo. Lo facciamo con Sean Baxter, chiaramente con il mio gemello di rock Carmine Mone, e lo faremo con un musicista raffinatissimo, è già in forza nella scena live italiana sin dagli anni 70-80 con i 666, ma è giovanissimo, lui ha iniziato a 6 anni, quindi 666, esatto. Con i 666, che è uno dei band simbolo della scena musicale del nostro paese degli anni 80, ha fatto parte della cosiddetta Vesu Wave, ha lavorato con alcuni dei più grandi musicisti italiani, è uno degli animatori del progetto Rete Comar e oggi è anche qui come ambasciatore di Enough Freedom, e noi siamo molto felici che oggi presentiamo in anteprima Ocean, il loro primo disco. Quindi facciamo un grande conto a tutti. È un collettivo afro-partenopeo che però affonda le sue radici a tantissime altre culture, dopo ne parleremo, parleremo dell'esperienza Rete Comar e di Enough Freedom. Ocean è il loro primo capitolo, 10 canzoni, 10 brani per scoprire l'universo sonoro di questa formazione che è nata dall'incontro, quindi perfetta per questo nostro incontro. Lo diciamo, l'anno scorso abbiamo ospitato l'orchestra multietnica mediterranea, alcuni di loro tra l'altro erano presenti anche l'anno scorso. In particolare vogliamo ringraziare naturalmente il PAN che ci ospita come sempre, l'assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Napoli. Personalmente ringraziamo la dottoressa Laura Vassallo, che è la responsabile delle attività di questo pomeriggio del PAN, quindi è il collega che è la responsabile di questa giornata proprio per il Comune di Napoli. E naturalmente il nostro ringraziamento va ai tanti musicisti e tecnici che sono stasera qui con noi, questo pomeriggio qui con noi. Io lascio la parola al mio gemello di rock Carmine Mone, poi dopo più tardi insomma ci ripasseremo la parola per darvi l'appuntamento del 16 di marzo. L'integrazione lo sappiamo, lo dimostriamo noi come città di Napoli, una città estremamente inclusiva, estremamente di dialogo, che ha dimostrato con la sua canzone di fare la ponte di dialogo tra l'Africa e il resto del mondo.
la musica è figlia dell'inclusione, sia una barzelletta, ma se prendiamo un musicista francese, un tedesco, un sudamericano e un australiano, li mettiamo su un palco con i loro strumenti, anche se non sanno parlare la loro lingua, qualcosa uscirà, qualcosa di musicale uscirà, e la dimostrazione è quella che ascolteremo stasera. La musica è figlia dell'integrazione, è figlia dell'inclusione, è figlia dell'incontro. E quindi noi vi ringraziamo per essere qui a fare da come dire, padrini di battesimo di Ocean in questo nostro incontro Music of Integration. Grazie molto, grazie. Grazie, grazie. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio anche per essere così numerosi. Un disco l'orario non è facile. Parliamo appunto di integrazione. Integrazione dello scambio, la linfa vitale dell'arte, è sempre stato così. Riflettendo un po' con Michelangelo su cosa dire, come presentare, è normale che ci vengano in mente dei collegamenti tra gli Stati Uniti e Napoli. Sono entrambe due città stratificate, meravigliosamente stratificate, punto e crocevia di suoni, di culture, di tutto. Noi siamo un periodo del mondo dove i suoni tutti del conservatorio a Pietra Maiera si mescolano con i tamburi africani, ma anche con il cornetto da violette di Clarotta, che poi spiegheremo perché, va dall'altra parte dell'oceano e arriva in America. La scala araba fa parte del nostro essere musicisti napoletani, vedete quante cose. E questo siamo statunitensi, siamo americani. Dall'America noi abbiamo preso nel dopoguerra quei famosi dischi neri in vinile che sono stati riletti dai sculisti d'autore che erano Maramusello, Gian Senese, Gian Moruso, Pino Daniele, rimescolandoli alla loro maniera, ma lo stesso anche il napoletano a Napoli, l'americano a Napoli che era Calosone, che prende lo swing d'oltreoceano, lo rimescola, lo rende napoletano, lo ironizza e lo fa ascoltare lì. Ma anche gli Stati Uniti sono questo. Pensate che in una città nel sud che nasce nel 1715 dalle colonie francesi, che è New Orleans, nel suo quartiere della Luce Rossa, è storico, lì nasce il jazz, come lo vogliamo chiamare. Nasce lì, nasce perché tanti popoli dopo l'abrogazione del 1865 della schiavitù si riversano lì, perché è una zona franca, il quartiere della Luce Rossa, non vengono perseguiti, possono fare tutto, e acquistano degli strumenti che hanno lasciato i militari dalla guerra loro, la recessione. E li prendono un po', li mettono insieme e cominciano a suonare. Ma in quel momento c'è la prima commissione, anche il primo incontro, perché il ragtime e lo strani del genere morto, che sarà il grande pianista, quello che Baricco chiamerà il pianista sull'oceano, che poi era greco, era francese, si mescola con le marce e le bande europee e col blues nero, vedete quante cose. Pensate che tra il 1890 e il 1930 l'Europa dà 40 milioni di emigrati agli Stati Uniti d'America, con punte di 880.000 al mese. Nel 1913 c'erano 880.000 persone che andavano agli States e portavano la loro esperienza musicale. Dalla Sicilia un giovane cornettista che si chiamava Nicola Rocca, Nicola, arriva negli States e il 26 febbraio del 1917 realizza la prima incisione discografica della storia del jazz, che è la Victor. La Victor sarebbe la voce del padrone, qualcuno che aveva mai visto quel grammofono col cane. E 8 anni prima di Louis Armstrong, ed era siciliano, era del sud, era nostro, faceva il regno di Sicilia, in qualche modo era nostro. E quindi vedete quante cose, ma anche il genere che ora tutti quanti noi, molti ascoltano, diciamo il rap e il pop, ma nasce l'integrazione della commissione, nasce anche come rifiuto, nasce come rifiuto della dance bianca degli anni 70, e nel 1974 ci stanno dei DJ che iniziano a estrapolare delle battute ritmiche a parlarci solo, quindi nasce il pop e il rap, in qualche modo anche quella è commissione afroamericana. Come afroamericana sarà anche il reggae di Bob Marley, di Solo Potenti di Tosh, che erano gli stessi in qualche modo. E quindi vedete gli incontri sono sempre stati questi. Se pensate ad esempio che, e lo dice John Lennon, non l'ho detto io, mentre prima parlando con Valerio Francesca, con me, il primo grande re del rock è stato Chuck Berry, solo che era nero e nessuno lo dice, ma Chuck Berry è stato il primo re del rock. Perché in tempi non sospetti, A è stato il primo cantautore, cioè lui quale si scriveva le sue canzoni e se le suonava. 2 è stato il primo chitarrista. 3 è stato il primo a usare la scala pentatonica del rock. E 4 il primo a raccontare quello che succedeva nei college, a raccontare il quotidiano dei teenagers americani. Ed era un afroamericano, cioè non sembrava un afroamericano. Quindi vedete quante cose, cioè l'integrazione può essere anche retorica, ma integrazione è stratificazione, è linfa vitale.
E quindi Music Moment Integration è questo, siamo noi in questa città porosa, porosa come questo Pipenco che ci sta accogliendo ora, come questo meraviglioso tuffo di questo Palazzo del 600, come l'aria che respiriamo, siamo stratificati, dominanti e dominati, noi qui sospesi tra gioini, aragonesi, spagnoli, francesi e in qualche modo anche lì dall'altra parte dell'oceano, con i nostri fratelli, i nostri cugini statunitensi che tanta musica hanno dato a noi, ma anche noi abbiamo dato tanta musica a loro. Il bel canto all'italiana, Caruso partiva con le navi e diventava re dell'America cantando le sue opere. E anche una signora che si chiama Giulietta Sacco, che più forse dice pochissimo, è stata una delle più grandi cantanti della storia italiana, napoletana, perché la canzone napoletana è la canzone italiana del mondo. E Giulietta Sacco era una regina di... Quindi c'è stato questo magico interscambio culturale. Nel nostro piccolo siamo qui oggi a celebrare l'integrazione, quella che c'è tra di noi, tutti molto felici, sorridenti, in questa Napoli caotica, fuori c'è il traffico, ci sono i lazzo, c'è lo spot, però tutta la musica ci fa stasera e ci unisce tra tanti amici e tra tanta musica. Quindi grazie di tutto. Sean Dexter, grazie. Grazie. Per essere venuti qui stasera per partecipare alla seconda edizione di questo evento speciale Music of Integration. Mi chiamo Sean Baxter e sono il console per la stampa e la cultura al Consolato degli Stati Uniti a Napoli. Siamo molto contenti di sostenere l'evento che celebra l'integrazione tra popoli diversi e la fusione di culture diverse attraverso il linguaggio universale della musica. Qualunque sia il nostro paese di origine, qualunque sia il colore della nostra pelle o la lingua che parliamo, tutti noi sentiamo allo stesso modo la potenza della musica e la sua capacità di farci stare insieme. Prima di dire altro, vorrei ringraziare tutte le persone che con il loro lavoro hanno reso possibile questo evento. Inizio dagli organizzatori, il presidente di ROC, Michelangelo Iossa, e il direttore artistico di ROC, Carmine Aimone. Grazie. Ringrazio anche il Comune di Napoli e in particolare l'assessore Nino Daniele per averci concesso questa sera di spazio. E infine un grosso grazie a Vittorio Nicoletti Altimare e a Nath Rhythm per aver accettato di suonare per noi questa sera. Sono loro i veri protagonisti di Music of Integration. Il mese scorso gli Stati Uniti hanno celebrato il Black History Month, una ricorrenza nata per ricordare il prezioso contributo passato e presente con cui gli afroamericani hanno arricchito la società americana. Music of Integration è un modo per il Consolato di partecipare alla celebrazione del Black History Month e allo stesso tempo di sottolineare il nostro sostegno a una società multietnica e al contributo importante che le minoranze offrono ai paesi e alla società in tutto il mondo. Gli Stati Uniti sono un paese di immigrati con cittadini e tradizioni culturali provenienti da ogni angolo del mondo. Ai tempi della scuola e dell'università ha suonato la tromba per molti anni e anche se adesso non suono la tromba da tanto tempo mi ricordo con molto piacere di quando suonavo il jazz, uno dei miei generi musicali preferiti. Il jazz è una delle cose che l'America ha condiviso con il mondo, una forma d'arte in cui si fondono elementi di musica tradizionale africana, gospel, blues e perfino classica.
musicisti di tutto il mondo hanno poi arricchito la storia del jazz con il loro bagaglio musicale e culturale, facendo del jazz uno dei migliori esempi di music of integration. L'anno scorso ho fatto il mio primo viaggio in Sicilia in occasione del Couscous Fest, un altro evento che sosteniamo e che, come questo, celebra le differenze fra i popoli e come queste differenze arricchiscono e rafforzano il nostro tessuto sociale. Mentre al Couscous Fest si celebra l'integrazione attraverso il cibo, Music of Integration lo fa attraverso la musica. La musica, quindi, come il cibo, è un linguaggio universale che tutti possono comprendere. Adesso vi auguro buon divertimento e viva le diversità! Questo progetto, Now Freedom e Ocean, è figlio di un progetto più ampio che è Rete Comar, che è nato qualche tempo fa e che è diventato un laboratorio permanente, doveva essere un episodio, ma magari poi è diventato invece molto alto. Vittorio Rimoletti Altimani. Bene, grazie a tutti, buonasera. Parto subito con alcuni ringraziamenti a cui tengo tanto. Il laboratorio è nato nel 2013 con il sostegno della Tavola Valdese. Noi abbiamo fatto un progetto che l'abbiamo presentato all'8 per 1000 della Tavola Valdese, ma quasi non ci credevamo. Cioè, dai, facciamo questo progetto, noi siamo musicisti, non ci intendiamo tanto di queste cose. E loro ci hanno creduto, ci hanno dato fiducia per ben 3 anni, quindi abbiamo iniziato con un laboratorio di un anno, piano piano abbiamo raccolto il materiale per pubblicare un album e ci hanno supportato anche per produrlo. Quindi, non so, io li ringrazio con tutto il cuore, vorrei che gli facessi un applauso. Ci tenevo perché veramente ci sono stati di grande aiuto. Adesso noi possiamo camminare coi piedini nostri e credo che ogni buona educazione abbia questo scopo, no? Quindi di dare uno start-up, però lasciare poi che in autonomia queste realtà si sviluppino. L'incontro, secondo me, più importante è stato con il mio amico Nyong Niang. È stato, diciamo, quello che ha rotto il ghiaccio di questo lavoro. È stato tutto molto facile, cioè vi dico la verità, proprio perché la musica è così facile, ci siamo messi a suonare e sono nate le prime canzoni, da quelle ne sono nate altre. Il primo live è stato alla Canzone di Pace insieme a un'associazione. Abbiamo fatto un pezzo in africano che si chiama Edi Ima. Vorrei che Nyong ci raccontasse che significa Edima. Buonasera a tutti, benvenuti. Allora, oggi è un giorno importante per me. Prima vi voglio ringraziare per essere venuti, ancora benvenuti. Allora, Edima è la nostra prima canzone che abbiamo fatto. È precisamente il 23 aprile 2013, era il mio compleanno, maestro. Già te lo ricordo. Allora, Edima semplicemente significa l'amore, armonia, fratellanza e solidarietà. Grazie. Così, grazie Nyong, è nato questo lavoro tra di noi mischiando un po' di africano, un po' di napoletano, un po' di inglese, perché Nyong viene dalla Nigeria e la loro lingua ufficiale è l'inglese, quindi l'album essenzialmente mischia questi 3 linguaggi,
inglese, napoletano e africano. Insieme a Niong si sono subito coalizzati una serie di musicisti molto presenti sulla scena napoletana, tutti i miei compagni della rete Comar, li ringrazio adesso uno a uno: Antonello Petrella al sax. E Antonello, se mi permettete, voglio fare un racconto semplicissimo. Stavamo in studio di registrazione, stavamo chiudendo un brano che si chiama Mama Africa. Noi ci teniamo a ricordarci che le radici africane sono di tutta l'umanità, perché il DNA ci dice che il primo essere umano è africano, quindi comunque l'Africa è la mamma di tutti noi. Stavamo però un po' depressi perché questo pezzo c'era qualcosa che non girava, sai, quando stai in sala dici no, ma qualcosa non funziona. Niong si prende Antonello, vieni un attimo, vieni vicino, si prende Antonello, lo porta un attimo con sé in una specie di meditazione e gli infonde lo spirito di Fela Kuti. Fela Kuti, grande sassofonista nigeriano. Antonello entra davanti a quel microfono, ha fatto un solo dall'inizio alla fine del pezzo, bellissimo, e noi tutti quanti là. E anche a detta di Antonello è il più bel solo che ha mai registrato, è vero? Assolutamente sì, vabbè, grazie a tutti, vi vogliamo bene, qui dicono cose belle, però probabilmente il senso di questi incontri è proprio questo, no? Di mischiarsi, mischiare esperienze e avere anche delle suggestioni che poi così tenti di tradurre in musica, in quello che facciamo, quindi sono veramente contento di aver fatto questa cosa e di farne parte. Ora non parlo più perché sennò li ammorbiamo, però comunque è stato un piacere, no? questo aneddoto è vero, è bellissimo, qui me lo porto dentro indipendentemente da tutto. Grazie. Quindi ascoltate il solo di Antonello Petrella in Mamma dall'inizio alla fine, 5 minuti di assolo, pieno stile africano. Poi un altro ringraziamento importante è per l'Euforia Gospel Choir, che troverete nell'album ed ha dato un senso di coralità e di spiritualità irrinunciabile all'album. Ho invitato dei rappresentanti stasera, c'è Lucia sicuramente, la vedo, e spero quanto prima di fare un bel concerto insieme a loro, perché veramente nell'album è una presenza importante. Un altro che vorrei ringraziare è Chris Gianni, vieni Chris, però lui non parla italiano, è il nostro chitarrista africano, perché a proposito di Chuck Berry, di Jimi Hendrix, io ho scoperto insieme a Chris la chitarra elettrica, cioè la chitarra elettrica ha una forza che viene proprio dall'Africa, questo suono forte, violento, ma anche dolce, molto ritmico. Io veramente sto imparando tantissimo da lui sul ruolo della chitarra nella musica. Sicuramente noi adesso suoneremo molti brani dell'album, la musica che suonano i ragazzi africani è una musica che deve andare al corpo più che alla mente, quindi è fatta proprio per parlare al nostro corpo. Io credo che quello che ci possono insegnare questi amici africani è proprio a recuperare il corpo, perché è molto importante per la nostra cultura ritrovare un'armonia col nostro corpo. Grazie a Chris Gemmi, poi lo salutiamo. Un'altra presenza interessante, e prima di parlare di altri musicisti, volevo, se mi passi un attimo la copertina di Ocean, fare un ringraziamento a Davide Scognamiglio, che ha curato l'artwork di questo album. Noi siamo un gruppo essenzialmente, magari hai capito, la musica è una cosa brillante, allegra, gioiosa, noi suoniamo reggae, suoniamo world, ma abbiamo voluto con questa copertina fare un omaggio all'oceano, che è stato il punto d'unione, l'elemento che ci unisce, ma è un elemento profondo, misterioso, che ha richiesto un suo tributo di sangue che non possiamo dimenticare. Quindi un grazie a Davide e un tributo a tutte le persone che purtroppo non ce l'hanno fatta a raggiungere l'Europa. Noi stiamo
lavorando già al secondo album. Il secondo album ci è stato ispirato da Mohamed Karoma, che sta scrivendo un sacco di tracce. Ci tengo a presentare Mohamed perché lui è musulmano e noi abbiamo tanto piacere che stia con noi a condividere la musica, perché la musica deve unire tutti, tutti senza alcuna discriminazione. Un bel applauso, ci volevo. No, perché permane qualche tabù, no? Con le altre religioni, invece no, no, la musica deve essere trasversale, tutti, tutti, tutti. Ricordo e saluto Carmine Braghi alla batteria, Silvia Romano al pianoforte. Silvia e Carmine fanno parte, insieme a Gigi Brunetti che sta lì, della Rete Comar. Rete Comar, che proprio in qualche maniera ci siamo trovati, perché il titolo dell'album è The Ocean, no? Il mare, la rete comare, il mare è questo elemento. Niom dice delle cose sull'acqua che sono straordinarie. L'acqua è un elemento molto importante che noi portiamo sempre dentro. Oltre a loro vi devo presentare mio figlio Carlo, Carlo Nicoletti Attivari. Bravo! Lo so, siamo tanti, ma poi suoniamo. Bravo! Carlo ha cantato e ha scritto molti pezzi in napoletano nell'album, ed è una voce solista insieme a quella di Neong. È proprio l'anima di Nafridim, avete sentito? Il fatto di unire l'Africa e Napoli. Lo ringrazio. Qualcuno dice gli sto insegnando il mestiere, non lo so, vediamo. Ah, bravo! Per il momento sta in prova. Apprendistato. Dimentico soltanto... No, ci siamo tutti. Percussioni, percussioni. Percussioni, Dulcis in fundo, anche perché il linguaggio dei nostri amici musicisti africani è un linguaggio che ha molto a che vedere con i tamburi, con le percussioni. Francesco Manna, le percussioni, ha interpretato. Allora, l'ultima notazione, poi ci mettiamo a suonare. Anzi, prego i ragazzi, se volete, di iniziare a prepararvi. Vi va? Sì. Siete d'accordo? Rock Brothers. Sean, partiamo a suonare un po'. Facciamo un'ultima. Li dico di riscaldarsi un attimo, poi facciamo un'ultima chiusura. Noi, ovviamente, siamo un'associazione, Rete Comar. Abbiamo prodotto quest'album, ma trovate l'album Ocean in rete facilmente, potete ascoltarlo. Anzi, mi fa molto piacere se lo ascoltate. Sì, il prossimo concerto cantiamo insieme, e questa è la mia cosa, è il massimo dell'integrazione. Però noi abbiamo questo prodotto fisico che chi vuole può ritirarlo, ovviamente è un modo, se volete, di supportare questo progetto che vuole andare avanti. Ringrazio ancora Michelangelo, Sean, Carmine per questo spazio che ci danno e tutti quanti. Grazie. Dobbiamo cercare di lasciare liberi i luoghi di passaggio, quindi vi chiedo di tenervi quanto più vicini alla parete e creare un barco vicino alle scale. Scusateci però, se no ci impacchettano giustamente per motivi di sicurezza. Lo diceva Vittorio, c'è il disco Ocean qui in anteprima, e sarà anche un modo per supportare la loro attività di Rete Comar di Nat Freedom. Dobbiamo anche ricordare un altro appuntamento, Carmine, e questo riguarda anche Sean. In particolare il 16, quindi giovedì prossimo, giovedì 16 marzo, avremo alle 10 del mattino, all'Università degli Studi di Napoli, su Orso a Benincasa, un incontro che è la seconda parte di Music of Integration. Saremo presenti io, Carmine Mone, Sean Baxter e di nuovo Vittorio Nicoletti Altimari. In quell'occasione vedremo in anteprima il video You Got Home, che è il primo singolo tratto da Freedom, e continueremo a discutere di questi temi. Nel frattempo salutiamo, lo facciamo di vero cuore, Mrs. Marianne Countryman, console generale degli Stati Uniti per il Sud Italia. Grazie mille. Grazie per la tua presenza.
Allora Carmine, siamo pronti? Diceva Frank Zappa, parlare di musica è come ballare di architettura, quindi noi a un certo punto ci dobbiamo fermare. E quindi da parte mia, Michelangelo Iossi e di Carmine Mone, noi ringraziamo il Consolato Generale degli Stati Uniti per il Sud Italia, in particolare il Mr. Sean Dexter, This is Mary Ann Countryman, tutto lo staff, la squadra del Consolato che è stata vicinissima a questa nostra iniziativa. Invitiamo tutti a raggiungerci poi giovedì prossimo alle 10 al Solorso Alberi in Casa per Music of Integration, seconda parte, in cui parleremo dei temi appunto della musica dell'integrazione, faremo vedere anche dei documenti video importanti che ci permettono di costruire questo percorso. E nel frattempo diamo la parola, i microfoni, i jack e tutti gli strumenti utili a Enough Freedom con Vittorio Nicoletti Altimari e gli altri musicisti di Enough Freedom che presenteranno in anteprima oggi il disco Ocean. Grazie a tutti, grazie a tutti, buona serata. Oh, no.
Thank you.
I am proud to be done. I am
Carlo Nicoletti Capitani, Cicchi Puglietti, Francesco Manna, Carlo Capitani, Cristiani, Silvia Romano, Carlo Iannone, Michela Pellegrazia. Grazie, grazie molti. Allora, grazie a tutti voi davvero per essere stati così numerosi. Un ringraziamento speciale va al Consolato Generale degli Stati Uniti per il Sud Italia, in particolare a Mrs. Evan Countryman. Thank you very much. Grazie molto al Consolato Generale degli Stati Uniti, da parte nostra e tutto lo staff del Consolato. I love freedom, Vittorio Nicoletti Altimani, Enrico Comari. Vi diamo appuntamento, due appuntamenti, uno più vicino e uno più distante. Il 16 di marzo alle 10 al Suor Orsola Benincasa, all'Università di Napoli Suor Orsola Benincasa, per un incontro Music of Integration dove saremo presenti noi con il Consolato degli Stati Uniti e con la rete Comare in A Freedom. È un altro appuntamento un po' più distante, ma lo potete già segnare, dal 2 al 30 settembre, la mostra Rock Set, sempre qui al PAN al primo piano. Grazie a tutti. Grazie. Carmine Mone, Vittorio Nicoletti Altimani, vai. Grazie a tutti ancora. Vi ricordo che c'è il disco Ocean. Ringrazio, grazie. Grazie. Grazie a voi, buonasera.